un Alexiso per caso Loredan Alexiso Saran el trono Ubar Diugo Miniedan. In realta, questa, sarebbe la volonta dei fan del ex moglie di Albeino. La bionda showgirl, dopo la storia con il bel Carrisi, non avrebbe avuto altre relazioni. Loredana approderebbe nel trono Ubar con Gemma Galgani, Rocco Fredella ed Angela di Aia Ario. Parlando di quest'ultima, non ha mai negato di essere alla ricerca di una persona benestante in grado di soddisfare i suoi capricci, portandola ad esempio a cena fuori o in crociera. Nelle ultime settimane, la dama napoletana ha conosciuto Beniamino, il quale gli ha dichiarato di essere un imprenditore in pensione e di voler accontentare la dama nelle sue costose richieste. Da allora, la coppia ha cominciato a sentirsi spesso e ha agli la azionera pubblico e opinionisti in merito agli sviluppi di questa relazione. Insomma, il dating show sarebbe pronto ad accogliere l'ex Lady Carrisi. Una dama paglisa duomini e danzia e Sara Loredana l'inciso Sara nel trono Ubar. In realtà, i fa alawar sui social, vorrebbero el approdo della bella Lourdes nella trasmissione di Maria De Filippi. Nella puntata odierna del dating show sia e Sara spazio per tanti argomenti. Ad esempio, Angela di Aia Ario tornerà in studio per parlare del suo rapporto con Beniamino o Beni, come lei stessa preferisce chiamarlo. Ammetterà di averlo visto in settimana e di avere trovato con lui diversi punti in camion, dicendosi soddisfatta degli sviluppi di questa relazione. Preciserà tuttavia di considerare questo rapporto soltanto nella fase iniziale e come tale di non avere mai preso in considerazione l'idea del matrimonio. Le sue parole se sembreranno dimostrare come la di Aia Ario non pensi ad una relazione duratura, scateneranno il dibattito in studio. Gianni e Tina Cipollari avranno pan per i denti. La scelta di Teresa se Loredan Alexiso Sara nel trono Ubar Diugo Miniedan, questo è incerto, questa è impossibile, mentre per Teresa l'Angela è alle porte una scelta molto importante. Ci sarà il fortunato tra Andrea Dal Corso ed Antonio Mouricouni. Lo scopriremo fra poche ore.